tu non c'è mai stato uno sfruttamento così intensivo del lavoro e della natura. Manzano ha capito questo. Cioè, da lì bisogna partire. Però torniamo a un classismo profondo. E questo è contro l'elemento democrazia. Perché non c'è quelli che parlano di merito, ma il merito in una società così profondamente ingiusta, dopodiché non stiamo morendo di fame, ma c'è una società ingiusta in cui di fatto si reiterano le posizioni dominanti. E non questa cosa l'aveva capito, perché lui vive in un mondo in cui i contadini, gli operai faticano ad arrivare a fine giornata, a fine mese, devono andare a prendere fuori il... inverno molto freddo, descrivo, ci sono contadini che devono andare a prendersi dei rametti nei boschi per poter alimentare la loro stufa. Cioè, nasciamo tutti uguali, ci dicono, siamo tutti uguali di fronte alla legge, ma come mai il mio figlio muore di fame e il tuo invece possiede di 100 miniere? Cosa succede? Allora il coraggio di dire, qua bisogna ripensare le relazioni economiche del mondo del lavoro. Racconto un Epicuro che è malatissimo, probabilmente ha un tumore alla prostata, e racconto un Epicuro che decide di morire. Fedele a quello che ha insegnato, che una vita è degna di essere vissuta come una vita di felicità, di gioia, di assenza di dolore, e allora ho raccontato l'ultima ora di vita di Epicuro, che ha deciso con una sua amica, perché è una delle poche scuole in cui c'erano le donne. Ho raccolto questo dialogo con questa sua allieva amica che lo porta appunto a morire. Poi i modi in cui è morto sono tanti, io ho raccontato questo morire nel vino. Cioè a un certo punto beve, sino appunto a morire. La dolce morte, no? Un'eutanasia. Io penso che, parlavo di diritti oggi, una frontiera dei diritti che mantiene il relativismo, perché poi ognuno potrà sempre decidere di fare quello che vuole, però concedere, io ho ancora questa idea che concedere un diritto a qualcuno non significa toglierne uno a me. Quando noi apriamo la storia dei diritti ci guadagniamo tutti, ed è più pure il maestro questo. Grazie.